buongiorno a tutti, io sono Rosario Messina, lui è Sandino, mi assisterà sulla preparazione che oggi vi proporremo. Si tratta di arancini classici siciliani al ragù classico. Vi mostro un attimo gli ingredienti, sono cipolla, carote e sedano, carne trita al coltello, vino rosso, concentrato di pomodoro, alloro, noce moscata, sale, pepe e della farina bianca. Abbiamo il procedimento su un degame basso, mettiamo dell'olio, e aggiungiamo cipolla, la sedano, carote, qualche foglia d'alloro, e facciamo rosolare. Una volta rosolati i vegetali, aggiungiamo la carne. E facciamo rosolare. Rosolata la carne, spumiamo con del vino rosso. Facciamo evaporare l'alcol del vino. E questo è un consiglio che vi vorrei dare. Aggiungete subito dopo il vino rosso qualche cucchiaio di farina bianca, 00. Questo qua serve praticamente a far sì che il sughetto che rimane alla fine nel ragù diventi una crema, sorta di crema, che all'interno dell'arancino poi contribuirà ad ammorbidire il tutto. A questo punto aggiungiamo del concentrato di pomodoro. Allora, dopo il concentrato aggiungiamo dell'acqua. Completiamo con della noce moscata. Sale. E del pepe bianco, e portiamo a cottura, circa, considerando le quantità, un 30 minuti, 30-35. Adesso passiamo alla preparazione del riso. Allora, della cipolla, del riso comune arborio e qualche mestolo di ragù che abbiamo precedentemente fatto, e dell'olio. Olio, cipolla, facciamo rosolare la cipolla. Dopodiché, intanto vi dico che per un chilo di riso vanno 2 litri d'acqua, ed è una dose esatta, non dobbiamo variarle queste quantità. Facciamo rosolare la cipolla, e aggiungiamo l'acqua, i 2 litri che avevamo precedentemente detto. Aggiungiamo qualche mestolo di ragù, far sì che colori il riso e insaporisca comunque il riso. E per finire un po' di dado. Okay, 50 grammi al chilo, più o meno.
aspettiamo che inizi a bollire l'acqua, dopodiché metteremo il riso e lo portiamo a cottura senza toccarlo assolutamente, non dobbiamo rigirare, dobbiamo aspettare semplicemente che si asciughi l'acqua, nient'altro. Allora, appena l'acqua inizia a bollire, mettiamo giù il riso. Passiamo la fiamma e buttiamo giù il riso. Ora dobbiamo aspettare solamente che si asciughi tutta l'acqua, dopodiché tiriamo via dal fuoco e stendiamo in un piano possibilmente di marmo freddo. Questo è il risultato delle cotture precedentemente fatte, il riso e il ragù. Al ragù chiaramente aggiungeremo della mozzarella e dei piselli e quindi otterremo questo. A questo punto iniziamo al confezionamento delle arancine. Bagno un attimo il palmo della mano per evitare che il riso mi si attacchi. Facciamo una pallina di riso. Creiamo un incavo all'interno della pallina e aggiungiamo del ragù, mozzarella e piselli. Dopodiché procediamo alla chiusura. E questo è il risultato. Procediamo alla pastetta che servirà per l'impanatura delle arancine. Mettiamo dell'acqua, aggiungiamo un uovo. Questo qua servirà per la doratura. L'acqua va aggiunta chiaramente pian piano per evitare che si formino dei grumi di farina. Dopodiché iniziamo con l'impanatura delle arancine. Immergiamo l'arancino nella pastetta fatto da farina, acqua e uovo e lo immergiamo nel pan grattato che servirà per l'impanatura. A questo punto manca solo la cottura. Adesso iniziamo la cottura delle arancine che avverrà tramite friggitrice.
mettiamo e immergiamo. Ultimata la cottura delle arancine, non rimane che gustarle.